Senta, se lei ha deciso di continuare momentaneamente in attesa di questa nuova società, l'avvocato Caponnetto lo ha rimarcato, diciamo, c'è da sottolineare appunto questo nuovo corso. L'Agragas sembrava defunta, invece è risorta. Allora, io ho accettato di buon grado questa possibilità, di, anche se a tempo, di non abbandonare la squadra a se stessa. Io la sto sopportando dal punto di vista, come sempre, come ho fatto in questi anni, dal punto di vista organizzativo, ma soprattutto dal punto di vista economico, in attesa che appunto venga traghettata in acque più sicure. E mi dicono che la trattativa è a buon punto, l'avvocato Caponnetto ci sta lavorando notte e giorno insieme ai commercialisti, insieme a tutti gli intermediari che appunto si sono fatti avanti, perché dobbiamo cercare di portarla ad avere una nuova società più solida, una società che ha delle ambizioni e che possa rilanciare finalmente il calcio ad Agrigento. Io, come tutti sapete, mi ero dimesso, sono ancora dimissionario, però sto cercando di portare avanti ancora questa baracca, perché è un mio senso di responsabilità nei confronti della squadra, della società e della città di Agrigento. Mi auguro che questa trattativa si concretizzi nel più breve tempo possibile, in modo da dare più serenità all'ambiente e di portare questa squadra e questi colori nella serenità e nella tranquillità che merita. Questi nuovi innesti, secondo lei, ci sarà un'inversione di tendenza nei risultati? Ma dal punto di vista tecnico io penso che questi ragazzi che sono arrivati hanno rispetto agli altri un'arma in più, è quella che sono motivati, perché per venire ad Agrigento in una situazione del genere o tu sei motivato oppure non vieni, quindi questa motivazione ci fa ben sperare che possano fare bene e possano farci risalire la china, perché ancora non tutto è perduto. Io penso che noi possiamo sicuramente agganciare play-out e quindi cercare di mantenere questa categoria, sempre che appunto ci sia un'inversione tendente dal punto di vista societario che possa dare serenità soprattutto alla squadra. C'è anche una speranza che i tifosi possano continuare a seguire l'Agragas per via di queste torre mobili che dovrebbero arrivare? Stiamo percorrendo anche questa strada. Abbiamo sentito una società che appunto noleggia delle strutture mobili per quanto riguarda l'illuminazione. Questo mercoledì verrà qui l'ingegnere della società per vedere la fattibilità, se questi fari hanno appunto rispetto ai requisiti che ci chiede la Lega. Se così sarà, immediatamente procederemo a fare le pratiche amministrative per cercare di tornare allo CDS Neto. Sarebbe veramente una grande cosa, un grande successo che veramente porterebbe ancora di più entusiasmo a questa piazza. Buone notizie, avvocato Caponnetto alla guida del nuovo corso dell'Agragas. Si diceva in conferenza stampa, sembrava un Agragas pronto a ricevere il funerale, invece c'è la risurrezione. Ma diciamo che qualche settimana fa la situazione non volgeva al meglio. Devo dire che c'è stata un'accelerazione positiva con i nostri amici iraniani, i quali hanno ulteriormente rilanciato, c'è la due diligence in corso, e per cui certamente in tempi ritengo brevi dovrebbe definirsi tutto, e quindi l'auspicato passaggio si dovrebbe concretizzare. Lei ha anche sottolineato che c'è l'appoggio di Marcello Giavarini e questa consapevolezza anche di Alessi, nel suo appello ha accettato di continuare la guida per questo, in attesa, diciamo, che si risolva il problema dei nuovi soci. Assolutamente sì, lo confermo, ringrazio Marcello Giavarini, ci siamo sentiti ripetutamente, lui era purtroppo al corrente di questa crisi societaria, ma ha sempre manifestato il suo affetto e la sua vicinanza all'Agragas. È chiaro che c'è una necessità di ristrutturazione e nelle more che ciò avvenga è giusto che tutti noi facciamo la nostra parte al fine di garantire quella continuità che l'Agragas e Agrigento hanno di bisogno.